video di oggi. In questo video qua recensiremo questa super fantastica mimetica russa, precisare, non dimenticare di precisare. E questa si chiama? Artisan. Ah, oggi abbiamo ancora qua il nostro ospite d'onore dell'SMT, all'SMT Airsoft, S dell'SMT, con? Zal. Si potete ricordare lì? Zal. Zal, famosissimo, non c'è bisogno di ripeterlo. Se volete vedere che cavolo è, andate a vedere l'altro video. Lo spieghiamo qua sotto. Guardate che cosa potete fare. Allora, Partisan russa. Ci descrivo un po' la Partisan russa, forza. Vabbè, è una salvamimetica usata sia da, diciamo, operatori normali, sia da tiratori. E niente, ha un taglio molto largo e... per dissimulare la figura umana, sicuramente. Per dissimulare la figura umana, deve essere portata anche volendo sopra al taglio di vestiti o mimetiche. Quindi è una sovramimetica. Sì, la mimetica sia la sovramimetica. Ha un cappuccio che adesso ti metterai. Ci provo. E se togli il cappello è più facile. No, mettere il cappello fa molto più figo, guarda qua. Va bene, e ha un cappuccio con ai lati del cappuccio una, diciamo, rete mimetica che non permette di sentire meglio i suoni, certo, senza battali. Certo. Esiste per caso una mimetica americana che io conosca? No, poi magari esiste, che ha il cappuccio già integrato, è già una cosa in più. Guarda, mimetiche di altri stati col cappuccio, sì, ce n'è, certo. Però diciamo che questa... Ma con la retina in mezzo? No, non penso proprio. Non ci sono mimetiche, non pensiamo, non lo sappiamo con certezza. Non sono un esperto materiale americano, non lo so. Io sinceramente ne ho viste tante durante i miei giocati in giro per l'Italia, ne ho viste tante e non ho mai visto una mimetica, uno col cappuccio che magari poi veniva tolto, ma non tanto col cappuccio, tanto col cappuccio con la retina che permetteva il passaggio dei suoni. Quindi una assolutamente geniale. In più abbiamo dei laccetti. Dei semplici, è un semplice spago, ma è fatto in modo da essere attaccato alle dita in modo da non far salire le maniche quando si striscia, quando si fanno. Passati mezza robi, non c'è il rischio che la manica vi venga, arrivi sulla spalla. Esatto. Ed è una giugnata. Inoltre ha un piccolo allungo sulle maniche, proprio per coprire le parte delle mani. Un elastico qua che va a bloccare eventuale penetrazione di materiali non graditi. Legno, oggetti. Sì, non penso subito male lei, quando si dice penetrazione già subito va a pensare un attimo, che basta mettere da dietro. Lasciamo che adesso. Ok, lasciamo questo piccolo particolare. La marca, il costo che si gira di circa. La marca fa la Skorzhna, che è una marca russa che fa, diciamo, rifornisce molti reparti dell'esercito russo per l'appunto. E il costo si aggira sui 100 euro circa, spedizioni incluse di solito. Un'altra particolarità di questa mimetica, che però non so se ce la voglio vedere, è che è reversibile. Sì. Questa mimetica qua ha un lato. Adesso me la faccio per vedere. E si vede poco anche per la luce che c'è. È un lato reversibile che è. Guardate, questo qua è il lato estivo della mimetica. Questo qua ha dei colori, diciamo, l'altro lato ha dei colori più spenti, più sul grigio marrone, e secondo me è più adatto alle mezze stagioni o alle stagioni. Primavera, autunno soprattutto. Soprattutto autunno, le stagioni. E con me che si può utilizzare questa mimetica qua, cioè io non è che vado a utilizzare in una palude o in un sabbione. Devo dire che è ottima nel verde, nella vegetazione abbastanza verde, con anche parti marroni, foglie secche, eccetera. Però devo dire che comunque come mimetica è abbastanza universale. Di solito quando vado a giocare in un campo che non conosco, me la porto dietro. Questa è quella. Perché sono sicuro che comunque quasi ovunque funziona. Quindi si può definire la mimetica universale dei russi? Sì, circa. Quella che si è data più o meno va bene per tutto, ma non è perfetta per niente. Beh, guarda, in alcuni posti devo dire che è perfetta, perché anche per delle foto che abbiamo fatto, per delle giocate che abbiamo fatto, devo dire che in alcuni punti risulta davvero, davvero molto difficile da individuare, quasi invisibile. Però la differenza, che ne so, dalla Digital Flora che avevo recensito prima, quella della East Lock, che quella lì è già più particolare, perché già va meglio in determinati campi e peggio in altri, questo peggio non ci va mai. Beh no, proprio perché oltre a essere di un verde acceso, anche in molte parti, diciamo, di colori spenti, tantino tonali,
che con foglie secche, sottobosco, eccetera, sono perfetti. Quindi, vabbè, naturalmente una mimetica perfetta non esiste, ma mimetiche ottime ce ne sono. Secondo me, a livello personale, la Partizan è una di queste. Ma ora qui non siamo a recensire. Un altro piccolo della taglia, secondo me molto carino, della Partizan. Sono delle fettucce presenti su braccia, spalle e lati del cappuccio, che permettono l'inserimento veloce di vegetazione locale, foglie, fogliame, eccetera. Sono tagliati i russi, ragazzi, sono tagliati. E io aspettando, io aspettando che mi arrivi. Quindi ora non siamo più a parlare del tattico, perché il tattico comunque risulta molto comodo. Quasi al pari della mimetica, che risulta quasi inesistente, sembra di avere un pigiama addosso, quindi... Nonostante i materiali leggeri, devo dire che è molto resistente. Sì. Al pari della digital flora, quella che ho visto prima, che per romperlo ho dovuto lanciarmi addosso un chiodo e fare questo movimento qua. Proprio di cattiveria. Volevo romperla. Mi stava buttando, lo stavo da troppo tempo. Quindi ragazzi, se vi piacciono le mimetiche russe, se volete comprare una mimetica che davvero funzioni, che davvero... Non... che sembra quasi che funzioni, che ok, ha un'americanata di valore, questa è la scelta ovvia. La trovo un'ottima scelta, sì. Quindi possiamo fare conclusioni. Dall'SMT è tutto, anche dal nostro carissimo Zan. Quindi possiamo salutarle, faccio un bel saluto cattivo. Faccia tipo così, un posa con fucile. Va bene, vado via. È tutto per me, per lui, lo fa lui le conclusioni. Vabbè, mi ha lasciato solo, non ne ho conto, però un saluto dall'SMT e dal suo ospite di Lotus stavolta. Non posso, sono morto. Vabbè, è morto, e dal suo ospite Zal, un saluto. A tu, e di che è russo, per favore? Nasdaovie, la Svidania. Com'è bello.